Buonasera a tutti e benvenuti alla mostra bipersonale di Piero Campanini e Stefano Paulon qui alla iconica gallery di Via Porpora a Milano. La mostra si intitola Rigore e Psiche. Rigore e Psiche perché siamo in un tempo contemporaneo in cui dobbiamo in qualche modo bilanciarci tra quella che è la parte emozionale, quindi psiche intesa nel senso più ampio del termine, no? Quindi la riflessione, l'emozione, la sensazione, e invece il rigore, che è quello che riesce a farci stare in piedi quando le fragilità emergono in maniera un pochino troppo evidente. E questo fa parte della società attuale, una società che si basa su principi a volte effimeri, troppo labili, che emergono questa fragilità, no? di questi valori, non valori, emergono proprio nel momento in cui poi la vita mette l'individuo davanti a quello che è un inciampo, a quello che è una destabilizzazione che fa comprendere qual è invece l'essenza più importante. E in questo tipo di insicurezza che stiamo vivendo oggi nella contemporaneità si è verificato più volte nel corso della storia dell'umanità, soprattutto quando si sono verificati i conflitti, no? Le grandi guerre del passato, in particolar modo del Novecento, che hanno segnato profondamente l'artista, l'essere umano, così come l'artista. E quindi cos'è venuto ad accadere, per esempio, dopo la prima guerra mondiale o comunque nel periodo a cavallo, quando addirittura alcuni artisti hanno dovuto arruolarsi per andare a combattere? C'è stato un assistere agli orrori che la guerra provoca inevitabilmente, quindi c'è stata questa necessità di distacco. Gli artisti hanno dovuto trovare un modo per distaccarsi. Io sto facendo questo preambolo perché poi vi porto nel mondo dei due artisti, ok? Però mi piace sempre dare un pochino una panoramica sul come gli artisti siano arrivati a quello che sono oggi. E quindi, dicevo, c'è stata questa necessità di distacco da tutto ciò a cui stavano assistendo, avevano assistito, generando cosa? L'astrattismo. L'astrattismo è stato, in buona sostanza, anche un modo per gli artisti per evadere da quella realtà che non andava troppo a generare una sofferenza, per renderli capaci di creare arte. Quindi estraniandosi da tutti gli orrori, da tutte le brutture a cui avevano assistito, sono riusciti a continuare a creare arte, no? Epurandola da tutto quello che era l'interiorità e distaccandosi appunto da ciò che era visto e che non avrebbe mai voluto essere visto. E quindi l'astrattismo era molto rigoroso, era proprio un distacco netto da tutta la realtà osservata, no? Parliamo del De Stijl con Theo van Doesburg e Piet Mondrian, parliamo del suprematismo di Casimir Malevich, parliamo dell'astrattismo geometrico con Manlio Roh e Mario Radice. Erano movimenti che categoricamente si distaccavano proprio da tutta quella che era la realtà osservata. Di contro, però, in questo affiancato a questo rigore in cui si può inquadrare appunto Stefano Paulon, c'era anche un altro modo di affrontare le brutture o tutto quello che era accaduto, un modo che invece ci si immergeva dentro e che è stato stimolato, è stato seguito dagli artisti appartenenti al surrealismo perché hanno seguito in qualche modo gli studi sulle menti dei reduci di guerra, su persone che avevano assistito alla guerra, quindi gli studi effettuati dal grande psicoanalista austriaco Sigmund Freud. Quindi nel caso appunto del surrealismo, il contatto con la realtà c'era, perché comunque apparentemente le immagini erano rese
in maniera quasi realista, no? Il tipo di pittura era realista, le sovrapposizioni dei colori erano perfettamente eseguite, però poi andando ad avvicinarsi si assisteva a un mondo da incubo, si immergevano proprio nel mondo degli incubi per esplorarli, per raccontare una realtà surreale, appunto, spaventosa, proprio per esorcizzare in qualche modo quegli orrori. E quindi Salvador Dalì e Max Ernst andavano verso i mostri, corpi di uomini con teste di animali o viceversa, o paesaggi post-apocalittici, oppure, e qui ci avviciniamo invece a Piero Campanini, René Magritte e Paul Delvaux andavano invece verso una meditazione più profonda, verso un'esplorazione di quei misteri, di quegli enigmi che appartenevano non solo alla realtà, ma appartenevano anche agli oggetti, no? Quell'invisibilità, quella vita anche di oggetti inanimati che però esiste e va a creare delle energie importanti. Poi ci sono stati i tempi di pace della seconda metà del Novecento, quando comunque era rimasta questa attenzione all'interiorità che era iniziata con il surrealismo, che poi dopo è andata verso la società borghese, con la pop art, con la street art, una di protesta, un'altra invece di sottile ironia e iconizzazione di quelli che erano i simboli, fino ad arrivare ai tempi odierni. I tempi odierni sono uno strascico, no? di quegli anni 90 in cui abbiamo ancora l'illusione di vivere nel benessere generato in quegli anni, ma poi di fatto ci rendiamo conto che andare tanto dietro a questo progresso, a questa velocità, a questa società delle immagini, distacca l'essere umano da quella che invece è la sostanza, la consistenza, da quello che è la necessità invece di andare ad approfondire le corde dell'essere umano, no? E quindi è proprio qua che si innesca questa mostra, in questo disequilibrio, malgrado la volontà di stare in equilibrio. Quindi l'associazione dei due artisti, uno rigoroso, no? E quindi Stefano Paolon appartiene al rigore, lui è un astrattista geometrico, che però tende verso il concetto. Lui arriva al concetto proprio attraverso questa sovrapposizione di livelli diversi, questo gioco di luce e di ombre che entra dentro l'opera e la rende viva. Quindi dal rigore, dopo l'interiorizzazione di tutto quello che è la sua inevitabile riflessione, fuoriesce il possibilismo. Il possibilismo aumenta poi la sua presenza attraverso il bianco rompe, no, l'equilibrio. Però figure geometriche non sono come ce le aspettiamo, non sono nella posizione in cui ce le si aspetta, perché sono sempre in bilico, sembra che stiano per cadere, sono scomposte e in alcuni casi sono oblique, cioè danno quest'idea di instabilità malgrado la necessità del controllo, del rigore. Quindi in qualche modo Stefano Paolon sembra aver bisogno del rigore e di questa gabbia per contenere emozioni che poi altrimenti fuoriuscirebbero in maniera travolgente, per controllare ciò che però poi alla fine si rende conto che non è controllabile, perché dall'altra parte c'è invece la ricerca metafisica di Piero Campanini, digital painting, e quindi qua ci riallacciamo in qualche modo a quella che è un'eredità anche in questo caso del Novecento, perché la digital art è stata creata tra l'altro non a caso, no? C'è il collegamento da un matematico e da un filosofo, quindi da due non artisti, e quindi c'è questa consapevolezza invece
della fragilità, dell'instabilità, cioè questa consapevolezza di dover prendere atto di tutto ciò che è il percorso dell'uomo contemporaneo. E qua in Piero Campanini la geometricità, che è sempre presente, non è una gabbia, bensì è un aggrapparsi, è un elemento di solidità, no? L'essere umano nella sua fragilità non si contiene, bensì si aggrappa, perché a volte c'è in qualche modo bisogno di questa solidità, anche se solo per un attimo, anche se solo per non cadere o solo dopo che si è caduti, comunque si giunge alla consapevolezza che la solidità ha questo effetto di stabilizzare l'essere umano. L'associazione tra i due è in qualche modo magica, perché l'effetto suggestivo è molto forte, molto potente, malgrado i loro due linguaggi espressivi possano essere, possano apparire divergenti, però sono convergenti, perché se è vero che l'uno si sposta verso il rigore e l'altro si sposta invece verso la consapevolezza della fragilità umana, d'altro canto loro nel concetto sono vicini, perché la presa d'atto di quella che è la realtà, di quella che è la destabilizzazione, cioè emerge in entrambi, no? Uno interpreta l'altro, ma soprattutto le due opere dialogano. Se voi vedete, c'è un richiamo tra l'uno e l'altro, il bilico, dove c'è il bilico da parte di Paulon, sembra quasi essere maggiore la stabilità di Campanini, e viceversa, quando invece l'instabilità di Campanini è più presente, l'equilibrio di Paulon invece è più evidente. E quindi si genera questa specie di eco. È un eco, è un pendolo che induce l'osservatore a spostarsi dall'uno all'altro, no? Prendendo atto in un certo senso sia della necessità del contenimento delle emozioni, e dall'altro invece l'arrendersi alle emozioni, pur essendo consapevoli di aver bisogno della solidità invece di aggrapparsi a quel rigore, a quella determinazione che invece è necessaria. E quindi nel silenzio suggestivo di questa mostra appare evidente questo suono, questa eco che va ad amplificare il significato dell'uno e dell'altro. Quindi tutto ciò che si induce a comprendere, ecco, altro punto, la fragilità di Piero Campanini è sempre o molto spesso sottolineata dalla donna, o quando non c'è la donna c'è il mistero, non, l'elemento incognito. Perché? Perché comunque la donna è da sempre molto più abituata dell'uomo ad avere a che fare con le proprie sensazioni, con le proprie emozioni, con la propria fragilità interiore, e quindi in qualche modo questo elemento femminile può essere una guida a quello maschile per la propria accettazione, tanto quanto l'elemento maschile, che invece è fortemente presente nelle opere di Paulon, perché il rigore è associato all'uomo, no? Magari l'incapacità di lasciarsi andare così come fanno le donne, o di dialogare o di dissertare sulle proprie emozioni e fragilità, e prende invece atto della possibilità che ci sia un punto di vista diverso, ed è proprio attraverso il gioco di luce e ombre che spostandosi cambia ovviamente il punto di vista dell'opera. Quindi l'osservatore, attraverso questa mostra, il visitatore, è portato a riflettere proprio su questa alternanza vitale tra lo stare in piedi o il voler determinare tutto, il voler controllare un po' tutto quello che accade, e la consapevolezza dell'inutilità
ineluttabilità invece degli accadimenti è che spesso cadere è necessario a comprendere che a volte bisogna far convivere le due parti, quella più emozionale e quella più razionale, per riuscire a stare in piedi. Io vi invito a visitare e proprio a approcciarvi alle opere, emozionarvi a queste opere che saranno in esposizione fino al 14 di aprile presso la Galleria Iconica di Via Porpora 16 a Milano. Vi ringrazio tutti e insomma andate e fatevi emozionare dalle opere. Grazie. Ah, scusate, no, scusatemi, mi sono dimenticata. Piero Campanini e Stefano Paolon. Ecco. Grazie per queste bellissime opere, ma come metodo avete prima fatto Domande dopo, ha iniziato con l'opera e poi l'altro ha fatto le domande dopo. Okay. Grazie, arrivederci. Adesso può. Allora, volevo sapere quale metodo avete usato prima, ha iniziato con